Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione. Gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi, prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disubbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore.
se è vero che i miei chierichetti non conoscono il paese dei balocchi, è altrettanto vero che in sagrestia, prima di iniziare la celebrazione, dicevo: ascoltate bene la parabola di questa sera, perché parla di un padre con due figli e loro subito, certo, è la parabola del figlio al prodigo, mi piace tanto Don Mau. Beh, evidentemente potremmo, come disse un grande esegeta, bruciare tutto il Vangelo, ma non questa pagina, perché in questa pagina c'è dentro tutto, tutto. Attraverso questa pagina si può capire la fantasia di Dio, la pazienza di Dio, la follia di Dio nel farsi uomo. Attraverso questa parabola noi possiamo toccare con mano, riascoltare, rivedere la motivazione profonda del perché Gesù nella sua vita terrena si è comportato così con i piccoli, i poveri, le prostitute, i ladri, i pubblicani, i farisei. Attraverso questa parabola possiamo capire che cosa ha spinto il Signore a vivere fino in fondo la sua missione. E pensate che dopo 2000 anni, dopo che questa pagina rimane una delle pagine più belle, più profonde, una di quelle pagine che ci rimane un po' più in testa e nel cuore, noi possiamo dire di non conoscere ancora Dio. È assurdo, eh? È assurdo. Ma questa cosa qui dobbiamo raccontarcela, dobbiamo dircela. Perché Pinocchio, Valeri, Pinocchio, a un certo punto, si era stancato di quel papà, il quale aveva venduto la casacca per lui, per prendergli l'abbecedario. Il papà andava in giro come uno straccione pur di non far mancare niente a quel bambino, a quel burattino, a quel piccolo cucciolo d'uomo. Ma quel bambino di nome Pinocchio, quel burattino, non gli andava bene un papà così. Un papà che ti dà l'eredità quando sei ancora vivo, ma sei fuori. Un papà che ti dà l'eredità senza aprir bocca. Ma esiste un padre così? Un papà che divide le sue sostanze, provate a entrare nel cuore di questo padre, e mentre sta dando quella parte di eredità al figlio minore, sente un legame strappato, un legame che si è rotto, non da parte del padre, certo. Ma esiste un papà che ci voglia così bene? Un papà che, quando tu prendi i suoi doni, li sperperi, li butti via, quando addirittura ti ritrovi col sedere per terra, Gesù nella parabola è molto chiaro, questo figlio minore non torna perché è pentito, torna perché in casa di suo padre c'è da mangiare. Questa è la motivazione. Ma chi è quel padre quando appunto il figlio dichiara la morte al padre, prende l'eredità, spreca i suoi doni nel paese dei balocchi, poi torna e il papà gli corre incontro, lo abbraccia, lo bacia, lo riveste, l'anello al dito, i sandali, ammazziamo il vitello più grasso, facciamo... Ma esiste un papà così? Sì? Sì? Questo papà è il nostro Dio. È il Dio che ogni giorno ci invita a fare questa esperienza. Il nostro Dio non è il Dio che sta sul trono, che lancia giù i suoi comandamenti, che ti obbliga a fare determinate cose. Non è il mangiafuoco della situazione. È un papà che ti lascia libero. È un papà che mette a repentaglio anche la sua paternità. È un papà che rischia nell'amore. Certo, quando uno vuole bene una persona rischia. Dio è così. E noi
Pensate come siamo fatti, noi preferiamo mangiafuoco. Noi abbiamo in testa ancora un Dio che ci muove, un Dio che ci toglie la libertà. Appena cresce un attimino i nostri adolescenti, i giovani che devono fare il loro percorso, giustamente, ma poi questa cosa si prolunga anche nell'età adulta, matura. Se sei vicino a Dio, attento, perché Dio ti toglie la libertà, attento ad essere troppo cristiano, perché se sei troppo cristiano esci una mezza calzetta, attento a entrare troppo in chiesa, perché se entri in chiesa non sei un uomo, sei un bigotto, lontano dal Padre, lontano dal Padre. Non preoccupatevi, noi possiamo andare lontano dal Padre, possiamo voltargli le spalle e possiamo chiamarlo anche col nome di porto, perché abbiamo dei cristiani che lo chiamano così, questo Dio Padre. Questa parabola, cari fratelli, o ci muove il cuore e di conseguenza ci muove la vita, oppure noi corriamo il rischio di essere come il figlio maggiore. L'avete sentito? È nella casa del Padre e del Padre vede suo fratello e non lo chiama nemmeno fratello. I cristiani perfetti, quei cristiani che assolvono il precetto, che tracciano il segno della croce, quei cristiani che sono entrati nella logica del io non faccio male a nessuno, quei cristiani che si sentono a posto, naturalmente noi al primo posto. Corriamo il rischio di non essere figli, anche se abitiamo questo luogo, anche se facciamo la comunione. Questo è il dramma del figlio maggiore. Ma avete sentito? Non mi hai mai dato un capretto, ma aveva appena diviso l'eredità. Tra l'altro questo era il primo figlio, quindi aveva preso 2/3 dell'eredità, cioè quasi tutto il patrimonio. Non mi hai dato un capretto. Sto benedetto padre ci dà suo figlio e noi siamo lì a dirgli non mi hai dato che cosa? Che cosa? Che cosa potremmo chiedere di più? E allora dobbiamo chiedere anche questa sera, cari fratelli, io con voi il dono enorme della conversione. Sapete perché? Perché se Dio è mangiafuoco, allora pregare ci costa. Incontrarsi come abbiamo fatto questa sera ci costa. Se Dio è quel Dio che dobbiamo tenere buono, ma più lo teniamo lontano meglio è, certo, tutto quello che riguarda la mia vita spirituale, la crescita della mia coscienza, il rafforzamento della mia umanità, mi pesa. E avremo l'ardire di dire faccio da solo, perché da solo faccio meglio. Ieri sera lo dicevo al corso dei fidanzati, da soli non state in piedi. Tu e lei, da soli, non state in piedi. Pian pianino, se vi allontanate da questo grande padre, non si sta in piedi. Se si fa invece l'esperienza dell'abbraccio di Dio, anche se sbagli, se ascolti quella voce di Dio, anche se qualche volta tocchi con mano la tua fragilità, allora ti senti figlio. Concludo così. Vedete che questa parabola potremmo starci su ore e ore e ore. Vi chiedo questa settimana però davvero di riprenderla un attimino in mano nella vostra preghiera personale. Io amo come il padre, sono un po' come il figlio al prodigo, qualche volta sono un po' il primo figlio. Di che cosa ho bisogno? Sto mangiando le carrube dei porci? Mi accontento di quelle? Personaggio sono all'interno di questa storia? Chi sono? Però vorrei concludere così. Sicuramente mi metto nei panni di un papà. C'è una gioia immensa quando tuo figlio ti abbraccia. Io penso che sia una grande gioia. Ma c'è una gioia ancora più grande che un papà può vivere. Sapete qual è? Quando vede abbracciarsi due fratelli. Cosa che nella parabola non avviene. Speriamo possa avvenire ogni giorno per noi, per ciascuno di noi.